Allora, dopo aver visto definizione proprietà e operazione dei monomi, passiamo ai polinomi. Voi vi insegnate che il suffisso poli deriva dal greco che significa molti, molti monomi. In realtà c'è poco di nuovo rispetto ai monomi. Un polinomio, ricordate che cos'è un monomio? Monomio è qualunque espressione composta o dove figurano numeri e o lettere, tutti moltiplicati tra loro. Faccio un esempio, 3, x alla seconda, è un monomio, perché c'è 3 per x alla seconda, dove non c'è niente vuol dire che c'è un per. Se volendo si può anche evidenziare il segno. Questa si chiama coefficiente o parte numerica, questa è la parte letterale, d'accordo? Ok? Se scrivo così, ho una sequenza di due monomi. Anche se qui c'è il meno, posso sempre pensare che il primo monomio è sommato al secondo, dove il secondo ha un coefficiente negativo. Cioè, ripeto, posso vederlo in due modi. Questo monomio meno quest'altro, oppure questo più il secondo, dove la parte numerica è negativa. Come facevamo quando avevamo a che fare solo con i numeri. Ok? Siccome questa espressione è sommata a questa, i monomi sono due e non sono riducibili, perché è vero che le lettere sono le stesse, ma gli esponenti no. Qui ho x, qui ho x alla seconda, qui ho y alla seconda, qui ho solo y. I due monomi non sono simili, quindi non sono sommabili. Non ho modo di scrivere questa espressione come un unico monomio. D'accordo? Quindi non sono sommabili. Se invece avessi avuto più 3 x alla seconda y meno 2 x alla seconda y, questi invece sono sommabili. Sono un unico monomio con la parte numerica che è data dalla somma delle parti numeriche, più 3 meno 2 che fa più 1, per la stessa parte letterale dei monomi addendi, x alla seconda y. Il più 1 di solito non si mette. Quindi questi due in realtà sono un unico monomio, cosa che non posso dire dell'espressione sopra. D'accordo? Quando ho diversi monomi non sommabili, okay, dico che ho un polinomio. In questo caso ho un binomio. Lì perché sono due. Ok? E me lo tengo così, non posso semplificarlo ulteriormente. Dico che il binomio o il polinomio è irriducibile se non può essere scritto in modo, tra virgolette, più semplice, cioè più corto. Questo invece è un binomio semplificabile, riducibile, perché è sommabile. È chiaro? Analogamente a quanto visto con i monomi, anche per i polinomi, posso stabilire il grado del polinomio. Ok? Questo binomio è fatto da due monomi tra di loro che sono non simili, d'accordo, ma sono. Posso dire qualcosa di questi due? Non sono simili, ok, ma sono dello stesso grado, cioè sono omogenei. D'accordo? Il primo e il secondo monomio sono entrambi di terzo grado. L'intero binomio è di terzo grado.
d'accordo? Se invece ho un polinomio dove i monomi sono di grado diverso, faccio un esempio, questo è un trinomio completo di che grado? Terzo, sì, perché? Perché è fatto da tre monomi. Il primo è di secondo grado, no, non di terzo, di secondo grado. Il primo è di secondo grado, il secondo è di primo grado, l'ultimo è di grado zero. Il grado di un polinomio è il grado del suo monomio di grado più alto. Qual è il monomio di grado più alto? È il primo ed è di secondo grado. Questo è un trinomio di secondo grado. È un po' come le catene montuose in geografia. Se avete una catena montuosa, l'altezza della catena montuosa non è la somma dell'altezza di ogni vetta, ma è l'altezza della vetta più alta. Tutto chiaro? Questo trinomio 4x alla seconda y più 3x più 4y è un trinomio di che grado? Terzo. Il primo monomio è di terzo grado, il secondo e il terzo sono entrambi di primo grado. Quindi questo trinomio è di terzo grado, perché il monomio di grado più alto è di terzo grado. È di secondo grado rispetto a x. Anche per il polinomio ho i gradi parziali, rispetto a 1 ho un'altra lettera, rispetto a x è di secondo grado, rispetto a y è di primo grado, complessivamente però è di terzo grado, perché il primo monomio è di grado 3. Ok? Se come in questo grado ho un polinomio dove rispetto a una lettera, per esempio la x, ho tutti i gradi a partire da quello complessivo in giù, cioè grado 2, grado 1, grado 0, il trinomio si chiama completo. Quindi un trinomio di terzo, di secondo grado completo rispetto a x. Ok? Questo è un binomio di terzo grado non completo rispetto a x, perché mancano il grado 2 e il grado 1, che sono il grado 3 e il grado 0. Ok? Se fosse completo ci sarebbe anche x alla seconda e la x, se non ci sono. Chiaro? Prego? Se è completo, deve essere anche il grado 0. Se ho questo, questo è un binomio di secondo grado rispetto a x che non è completo, ma anche il grado 0. Ok? Come anche per i monomi, due polinomi si possono dire uguali se hanno gli stessi monomi, cioè i monomi con le stesse parti laterali e gli stessi coefficienti. Quindi due monomi sono, cioè ogni monomio uguale solo a se stesso.
continui si confronta solo dopo averli ridotti. Vi spiego meglio. Prendiamo questo esempio. Questo è un trinomio riducibile, cioè semplificabile, perché il primo e l'ultimo monomio sono simili. Devo ridurlo, cioè devo semplificarlo, in modo tale che ci sia il minimo numero possibile di monomi non simili tra loro. Sommo il primo e l'ultimo e ottengo x alla seconda. Adesso è irriducibile, non è ulteriormente semplificabile. Ok? Somma, differenza, prodotto, rapporto, potenza. Cominciamo dalla prima. Ok. Prendiamo due polinomi. Per esempio 4x alla terza meno 5x alla seconda più 2, lo metto tra parentesi, questo sommo meno 3x alla seconda più 2x meno 2. Può succedere, qualche volta vi capiterà di vedere, che un polinomio, come in questo caso il primo e il secondo, dipendono da una sola lettera. Okay? In questo caso gli si può indicare con una lettera latina maiuscola, per esempio A, tra parentesi, la lettera che figura nel polinomio. Questo si legge a di x e sottolinea il fatto che questa espressione dipende dal valore di x che a priori è ignoto. X non sappiamo quant'è, conosciamo i coefficienti ma non la x. La dipendenza di una grandezza da un'altra si indica mettendo tra parentesi la lettera ignota. Può anche succedere che nella lettera maiuscola latina in basso a destra qua sotto ci sia un numerino, in questo caso ci sarebbe il 3. Questo sta a indicare che questo è un polinomio di terzo grado nella variabile x, mentre il secondo per esempio potrei indicarlo come b, per non confonderlo con a, 2 sempre x, polinomio di secondo grado in x. Okay. La loro somma a 3x più di 2x sarà un polinomio ottenuto scrivendo di seguito il primo e il secondo e eventualmente riducendo i termini simili. Qui cosa posso fare? Posso togliere le parentesi. Il più significa mantieni i segni che hai in questa parentesi e poi riduciamo i termini simili se ci sono. Quindi ottengo
4x alla terza mi pare meno 5x alla seconda più 2, faccio di controllare, poi c'è meno 3x alla seconda, il primo coefficiente era negativo, più 2x alla seconda meno 2. Quindi di terzo grado ho solo il primo monomio, quindi quello rimane tale qual è. Di secondo grado ho il secondo, il terzo ultimo e il penultimo. Meno 5x alla seconda, meno 3x alla seconda fa meno 8. Meno 8. Più 2 meno 10 meno 10 meno 6 meno 6 in sulla seconda, poi ho più 2 e meno 2 che danno 0. Adesso il polinomio è ridotto in forma normale, cioè contiene monomi non simili tra loro. Quindi se sommo due polinomi scrivo il primo e di seguito il secondo rispettando i segni dei vari coefficienti. Se invece devo sottrarli, domande? Se devo sottrarli gli stessi di prima, il primo lo scrivo uguale, al secondo cambio tutti i segni. Io 4x alla terza meno 5x alla seconda più 2 meno 3x alla seconda più 2x alla seconda meno 2, questo diventa 4x alla terza meno 5x alla seconda più 2 meno e meno fa più 3 alla seconda meno 2x alla seconda più 2. Scrivo uno in seguito all'altro, ma al secondo cambio tutti i segni. 4x alla terza rimane tale, poi ho meno 5x alla seconda più 3x alla seconda. Ti prego. L'ho copiato male qua, c'era un 2 anche qua. Completiamo la sottrazione, 4x alla terza rimane 4x alla terza perché non ci sono altri monomi di terzo grado, poi ho meno 5x alla seconda più 3x alla seconda, fa meno 2x alla seconda, ancora meno 2x alla seconda, totale meno 4x alla seconda. Più 2, più 2, più 4. Questo è il polinomio differenza. Vero è che prima di fare la somma o prima di fare la differenza potevo anche sommare questi due termini simili e poi sommarlo, sottrarlo. È uguale. Ok? Segni di ciascun monomio.
un punto x alla seconda meno 2 terzi x più 1 più un terzo x alla seconda più 2x meno 1 mezzo. Un quinto x alla seconda e un terzo x alla seconda sono sommabili perché sono simili. Quindi mi si posso girare la pagina. Vado? Ok. Quindi abbiamo un quinto più un terzo, minimo comune multiplo 15, 3 più 5 x alla seconda. Poi avevamo meno 2 terzi più 2, più quindi 2 terzi e 2 minimo comune multiplo è 3 meno 2 più 6 x e infine 1 e meno 1 mezzo, quindi non c'è parte integrale. D'accordo? 3 e 5 fa 8, 8 quindicesimi di seconda, 6 meno 2 fa 4, quindi più 4 terzi x, 2 meno 1 fa 1, è la somma dei due. Domande? Facciamo anche la differenza. Un quinto x alla seconda più 2 terzi x più 1 meno un terzo x alla seconda più 2x meno 1. Quindi ho un quinto x alla seconda più 2 terzi x più 1 meno un terzo x alla seconda meno 2x più 1. Ed ho un'espressione simile alla precedente dove però i segni sono della seconda termine sono cambiati. Un quinto x alla seconda meno un terzo da di cui quindi viene 3 meno 5 x alla seconda, poi ho 2 terzi meno 2, quindi più 2 più 6 x e infine 1 più 1 mezzo. Quindi viene 3 meno 5 meno 2 quindicesimi x alla seconda, 2 meno 6 meno 4 terzi x più 3. Attenzione, se il numeratore della frazione è negativo posso mettere il segno davanti e il numeratore col valore della differenza. Quando ho a che fare con coefficienti frazionari conviene sempre rispettare il segno di ciascun coefficiente, come in questo caso per esempio, e scrivere la somma cominciando con un più, così evito di dimenticarmi di cambiare il segno. E se mettessi qui davanti un meno dovrei cambiare il segno a questo punto. Fammi riguardare. Ah no, questa era meno, chiedo scusa, ho letto male il mio segno. Questa era meno. L'ho copiata male. Quindi tutto il meno. Fatemi correggere. Vediamo, qui c'è meno, è giusto. Poi che viene un
qui c'è meno 2 nella somma, cambiamo i segni, meno 2 più 6, quindi qui viene più 4 terzi, invece nella differenza adesso verso la questa era giusta, qui è un meno, qui è un meno, quindi sono meno entrambi, quindi viene meno 8 terzi. Adesso dovrebbe essere a posto. Grazie. Ok? In un altro. Per esempio, parentesi, 3x meno 2, meno, parentesi, 3x più 2, chiuso la parentesi, meno, parentesi, meno 2x più 1, meno, parentesi, meno 3x meno 1. Qui ho 4 binomi. 4. Per eseguire queste operazioni, cioè la differenza tra il primo e gli altri, tolgo le parentesi e dove davanti alla parentesi c'è un meno cambio i segni di tutto ciò che c'è dentro la parentesi. Quindi il primo monomio lo copro uguale perché davanti ha un più, quindi è 3x meno 2. Il secondo binomio diventa meno 3x meno 2. Perché questo meno cambia segno a ciò che c'è dentro la parentesi. Idem questo. Meno meno 2x fa più 2x. Meno più 1 fa meno 1. Poi ho meno meno 3x più 3x. E poi meno meno 1 più 1. Vediamo se si può semplificare qualcosa. 3x più meno 3x fa 0. 1 e meno 1. Via rimane 2x più 3x che fa 5x meno 2 meno 2 fa meno 4. Altro non c'è. Tutto chiaro? Ok.
qui andiamo a togliere via via le parentesi dall'interno all'esterno, il primo non rimane identico, meno 2 terzi alla seconda. Prima togliamo le parentesi tonde, cambiando i segni, e poi sommiamo se ci sono monomi simili. Meno 3 quarti alla seconda, questo diventa meno 4 terzi alla terza, meno 1 quarto alla seconda, più 1 terzo, poi più. Quindi tolgo la parentesi senza cambiare i segni, perché davanti ho un più. 2 quinti alla terza, meno alla seconda, e meno 14 quindicesimi alla terza. Dentro le parentesi posso già sommare, perché alcuni sono simili. Ho meno 3 quarti alla seconda, meno 1 quarto alla seconda, che fa? Fatemi evidenziare questo monomio e questo sono simili. Meno 3 quarti alla seconda, meno 1 quarto alla seconda fa meno 4 quarti alla seconda, cioè meno a alla seconda. Meno un altro alla seconda fa meno 2 a alla seconda. Quindi ottengo il primo termine, lo copio, meno 2 terzi alla seconda, meno 2 alla seconda, poi di A alla terza ce ne sono uno qui e uno qui. Per evitare nient'altro. Quindi abbiamo meno 4 terzi A alla terza più 2 quinti A alla terza, denominatori 3 e 5, minimo comune multiplo è 15. Più 15, 15 diviso 3 fa 5, per meno 4 meno 20, poi 15 diviso 5 fa per 2 più 6 alla terza. E poi rimaneva un unico terzo, meno 14 quindicesimi alla terza, se non sbaglio. Okay. E adesso possiamo fare questa somma e togliere simultaneamente la quadra, quindi meno 2 terzi alla seconda, meno e meno fa più 2 alla seconda, ti viene meno 20 più 6, meno 14, con il meno davanti fa più, poi meno un terzo, meno 14 quindicesimi alla terza, più 14 quindicesimi alla terza, meno 14 quindicesimi alla terza fanno 0. Quindi mi rimane meno 2 terzi alla seconda più 2 alla seconda, quindi con il multiplo è 3, meno 2 più 3 per 2, 6, e poi ho meno 1 terzo. 6 meno 2, 4, più 4 terzi alla seconda meno. Okay. Per oggi basta.